Lui led. E vai. Partiti. Allo seccato e quick service all'esterno maschi Angioino, Baby Blue, Sgomma, Orna Benami, Morgante, Fly Sirayuki, Ola Corazon, Radio Londra, Il Marsicano, Shayon, Magnus Dream e Velocity Kelly. E in leggero vantaggio Radio Londra davanti a Maschi Angioino, Fly Sirayuki, Velocity Kelly, Shayon, Ola Corazon a centropista, Orna Benami. E in leggero vantaggio Radio Londra attaccata all'esterno da Fly Sirayuki lungo la corda, Il Marsicano, a centropista Velocity Kelly e Ola Corazon, passa Velocity Kelly, attaccata all'esterno da Ola Corazon, passa Ola Corazon davanti a Velocity Kelly, Shayon e Magnus Dream. Ha rovinato a tutta l'Italia, perlomeno a tutta Roma, il fine settimana con questo clima terrificante, ma Sgomma aspettava, Ola Corazon aspettava questo terreno pesante e ne ha tratto il massimo profitto. Onore alla magnifica segnalazione del nostro Piero e al bravissimo proprietario che gliel'ha data, chiaramente, su Velocity Kelly, che quasi merita di essere rivisto questo arrivo grazie alla telecamera speciale di Laurente Pomponi, che però mi pare, caro Manuele, che non ci siano dubbi, Sgomma, Velocity sono sicuramente ai primi posti. Ola Corazon, Ola Corazon e Shayon. Ormai c'ho Sgomma nella mente. E poi al terzo posto comunque 59 56 sul pesante. Sul pesante non è male. Non è male. Non è male affatto, certamente. Gabriele, l'ordine d'arrivo esatto con i numeri. Numericamente, allora aspettate, io vedo 3 12 9 dovrebbe essere. Esatto, Shayon è terzo. 3 12 9, quindi abbiamo visto anche risorgere parzialmente anche Shayon. Eh sì, intanto le due segnalazioni di Piero, Ola Corazon e il proprietario che gli ha detto che soprattutto Velocity Kelly, perché Velocity Ola Corazon Marcoppo sono 3 mesi che ci ha esatto. Dando, quando piove eccetera, e quindi ha fatto la danza della pioggia, Burdi, purtroppo sì. Certo, mi dispiace Mario per il tuo tennis, ma dai, magari fra no, è che fra piove domani. Anche domani e anche domenica, capito? Lo so, certo, capisco, però che vuoi fare, dai. E Ola Corazon se la meritava una vittoria. Tutto no, per Marco Oppo questo ed altro. Certo. Allora, Ola Corazon.